L'ultima volta mi trovavo in macchina, avevo la batteria scarica, ma l'importante è avere la batteria spirituale bella carica, perché il Signore ci chiama in ogni tempo, in ogni luogo e in ogni modo a predicare la sua parola, a predicare il Vangelo. Il fratello Delfio ha introdotto ciò che lo Spirito Santo vuole dare e rilasciare sull'intera nazione questa sera, e non solo a quanti coloro stanno ascoltando per la prima volta la parola di Dio, stanno vedendo questa trasmissione, ma anche e soprattutto ai tanti credenti, ai tanti fratelli, alle tante sorelle, ai tanti servi di Dio che in questo tempo stanno vivendo dei momenti di scoraggiamento, dei momenti dove stanno chiedendo al Signore: Signore, perché? Sapete, la pace è un qualcosa che noi, come figli di Dio, possiamo solo ed esclusivamente ricevere attraverso la parola di Dio. Come abbiamo ascoltato dal pastore Petrone che ha introdotto la serata pregando, perché io credo fortemente che stasera lo Spirito Santo ha dato un unico tema con varie sfaccettature. Il mio titolo cambia, ma il contenuto, appunto l'introduzione, raggruppa anche ciò che io successivamente dirò, predicherò. E molti oggi cercano la pace attraverso cose che non vengono appunto dalla parola di Dio. Soprattutto chi vive nel mondo, per ottenere pace si rifugia in psicologi, si rifugia a fare vacanze, a fare crociere, come se la vacanza, come se la crociera, come se l'avere altri scopi può far dimenticare nelle loro menti il travaglio, può far dimenticare la sofferenza, quel vuoto interiore. Beh, stasera ti voglio dire qualcosa da parte del Signore, qualcosa che già i miei conservi ti hanno annunciato. La vera pace, questo vuoto, tu lo colmerai, la vera pace tu la otterrai solo dalla parola di Dio, solo ricevendo Gesù nella tua vita. Perché fino a quando tu non farai questo, puoi andare dove vuoi, puoi consultare chi vuoi, non c'è niente e non ci sarà nessuna cosa che ti potrà dare quella pace soprannaturale che solo il Signore ti può dare. Ed è così che proprio stamattina meditavo la parola di Dio e in particolar modo in Atti al capitolo 28, e invito tutti quanti voi da casa a prendere la parola di Dio, a leggere con me, appunto questo versetto, il versetto 9. Avvenuto questo, anche gli altri che avevano delle infermità nell'isola vennero e furono guariti. È un momento particolare, un momento dove io mi sono chiesto: Signore Paolo, cosa ha dovuto attraversare fin ad arrivare a questo momento specifico dove, leggendo la parola, si legge che c'erano state delle guarigioni, che Paolo
Paolo ha ricevuto dei grandi onori, si trovava a Malta. Ed è così che la semplice osservazione di questo versetto non basta. Paolo, un grande uomo di pace e un grande uomo che è riuscito a dimorare e a trovare la pace di Dio, pur attraversando numerosissime prove. Qualcuno leggendo questo versetto può dire, va bene, abbiamo letto che Paolo si trovava a Malta, che il Signore l'aveva usato, che gli abitanti di quel luogo furono guariti. Ma stasera ti voglio dire una cosa. Prima di arrivare lì, Paolo ha dovuto sopportare e ha dovuto ricevere una pace di Dio soprannaturale, perché prima di arrivare a Malta ha dovuto superare numerosissime prove. E vogliamo un attimino percorrere tutto ciò che è capitato a Paolo per ritornare poi a questo versetto. A questo versetto finale, in modo che lo Spirito Santo questa sera ci possa far comprendere, ci possa ancora insegnare e darci forza affinché nel vedere l'esempio di Paolo anche noi possiamo appunto oggi continuare a credere. Non attraverso determinati momenti che sapete è il mondo fortuna, no, noi non crediamo. Nella fortuna non crediamo nella fortuna, stavo dicendo, non crediamo nella fortuna, ma noi crediamo solo nel Signore, quel Dio onnipotente che crea circostanze e che usa circostanze per manifestare la sua gloria in ogni situazione. Ed è così che, percorrendo un po' la vita di Paolo, iniziamo a comprendere la parola di Dio, precisamente dal capitolo 22, che Paolo ha dovuto attraversare numerose prove. La prima che ha dovuto superare Paolo è stata quella tra il tribuno. Ricordiamo che Paolo andava a predicare e fino a quando non iniziava a predicare con potenza, tutta la popolazione, il popolo lì a Gerusalemme non creava problemi, ma nel momento in cui Paolo iniziava a predicare come dice al versetto 22 del capitolo 22, inizia a succedere qualcosa in questa popolazione che inizia ad inveire contro Paolo. La parola dice: l'ascoltarono fino a questa parola. Guardate, e poi alzarono la voce dicendo: togli via un tal uomo dal mondo, perché non è degno di vivere. Come essi gridavano e gettavano via le loro vesti e lanciavano la polvere in aria, il tribuno comandò che gli fosse menato dentro la fortezza e inquisito mediante i flagelli, affin di sapere per qual cagione gridassero così contro a lui. Nel momento in cui noi iniziamo a predicare con l'unzione di Dio, iniziamo a predicare il Vangelo, al nemico questa cosa non gli sta bene, ed è così che in quell'occasione,==
Il popolo iniziò a gridare contro Paolo. Paolo iniziava ad attraversare il suo primo momento di prova. Il tribuno si rivolse a Paolo. Ma guardate, Paolo sin dal primo momento ha ricevuto la pace di Dio. E la pace di Dio, quando tu la ricevi, significa che tu non vieni posto in confusione, perché da questo momento in poi, in qualsiasi prova, dinanzi a qualsiasi tribunale, dinanzi a qualsiasi accusa, Paolo riceverà la pace di Dio e Dio gli darà quella saggezza, quella sapienza di saper rispondere dinanzi ai potenti del mondo, dinanzi appunto alle autorità politiche, militari e religiose del tempo. E vediamo un Paolo appunto che attraverso la pace di Dio inizia ad avere quel rapporto personale con il Signore, dove il Signore, lo Spirito Santo, gli dava le giuste parole affinché Paolo potesse giustificare e potesse essere trovato senza colpa. Ed è così che Paolo inizia a rispondere al tribuno e gli dice: tu non puoi flagellarmi perché io sono cittadino romano. Io non l'ho acquistata la cittadinanza romana, ma io sono nato. Ed è così che la prima risposta di Paolo, data con la pace del Signore in piena sapienza, senza confusione, inizia a dare quell'effetto di protezione che il Signore aveva posto sulla vita del suo servo, sulla vita di Paolo. E quindi successivamente vedremo un Paolo che verrà portato dinanzi alle autorità religiose, dinanzi ad Anania, al sommo sacerdote dell'epoca, verrà portato dinanzi al Sinedrio. Guardate che inizia e come inizia il travaglio di questo servo di Dio. E dinanzi al Sinedrio Paolo riuscirà ancora una volta a ricevere quella pace di Dio nel saper dare le giuste risposte. E c'è un versetto che voglio leggere insieme a te, al capitolo 23, al verso 11, dove leggiamo: e la notte seguente il Signore si presentò a Paolo e gli disse: sta di buon cuore, perché come hai reso testimonianza di me a Gerusalemme, così bisogna che tu la renda anche a Roma. Guardate, ma che bellezza, che magnifica è la parola di Dio. A volte io vengo, se voi vedete, io sto nella cameretta dei miei bambini, nella cameretta dei miei figli, perché nella cameretta ci sono i lavoretti della scuola domenicale, ci sono dei quadretti che loro fanno, e nel vedere ciò che loro fanno e nel vedere la loro fede così genuina, essendo bambini, è così che io prendo forza nel Signore nei momenti più difficili, perché più piccoli noi ci poniamo dinanzi a Dio, più Lui in un modo potente e in un modo grande manifesterà la sua potenza in ogni circostanza. Immaginiamo Paolo, Paolo che rimase in qualche modo deluso perché aveva il popolo contro e non solo, iniziava ad avere anche le autorità religiose contro, le stesse autorità che lo accusavano di essere passato dal giudaismo al cristianesimo. Ed è così che nei momenti dove noi ci sentiamo piccoli come bambini e diciamo: Signore, abbiamo bisogno del tuo aiuto. Wow, il Signore si presenta a noi. E così si è presentato il Signore a Paolo e gli ha detto: non stare in pensiero, io ti do la mia pace, Paolo.
C'è bisogno che tu rendi testimonianza. A Roma il Signore si rivelava a Paolo. Ed è così che successivamente leggiamo sempre dalla parola che Paolo scampa alla congiura, al complotto dei giudei che avevano organizzato contro di lui. E quindi già siamo a tre prove che Paolo doveva attraversare. E anche qui Paolo ricevette la pace di Dio, perché andò dal tribuno e al tribuno mandando appunto al tribuno l'informazione, è riuscito a ricevere quella scorta che gli permetteva appunto di non essere ammazzato. Sappiamo benissimo che i giudei, 40 uomini, avevano giurato di ucciderlo, non mangiavano e bevevano fin quando non avrebbero ammazzato Paolo, ma Paolo non entrò in paura, non entrò in sconforto, ma Paolo aveva ascoltato la voce di Dio, quella stessa voce che tu stasera devi ascoltare, non entrare nella paura, non entrare nello sconforto, non entrare nell'intimidazione, ma stasera confida nel Signore, perché il Signore ancora questa sera darà alla tua vita una scorta di angeli, darà alla tua vita ancora una protezione particolare, darà nella tua mente le giuste parole da rispondere. Se tu in questi giorni hai un colloquio di lavoro, hai da affrontare determinate situazioni, chiedi la saggezza di Dio e il Signore ti darà le giuste parole, ti darà la giusta interpretazione delle cose. Ed è così che dopo aver scampato a questo complotto, perché appunto il tribuno gli diede, come leggiamo dalla parola, 70 cavalieri, 200 lancieri, 200 soldati, Paolo fu portato successivamente dinanzi al governatore Felice. Felice era un uomo che veniva dalla povertà e anziché essere un uomo, perché molte volte chi viene dalla povertà e poi riceve delle cariche istituzionali o diventa una persona importante, in genere dovrebbe ricordarsi della povertà e dovrebbe avere una certa umanità. E invece no, quest'uomo Felice era un uomo appunto come la storia ci insegna, se c'è qualche storico o qualcuno che studia la storia biblica sa benissimo che quest'uomo, pur venendo dalla povertà, era un uomo considerato cattivo, un uomo appunto che non credeva in Dio, un uomo idolatra. E Paolo, dinanzi a quest'uomo, ha dovuto appunto presentarsi, è dovuto presentarsi. E la sua causa veniva sempre protetta dal Signore. Aveva le giuste parole per rispondere al governatore Felice. E il governatore Felice entrò in crisi perché in Paolo non riusciva a trovare anche lui nessuna colpa. Ed è così che successivamente ricompare la figura di Anania. Anania che voleva di nuovo accusare Paolo, ma successivamente vediamo come la storia, sto cercando di abbreviare, come la storia narrata dagli Atti degli Apostoli ci porta Paolo ad affrontare un nuovo governatore, Porcio Festo che farà delle domande a Paolo. Ma Paolo non entra in confusione, Paolo viene sempre guidato da parte del Signore a rispondere alle domande che gli farà Porcio Festo. E successivamente anche Agrippa, vediamo che farà delle domande a Paolo, fino al punto che anche loro diranno che in Paolo
non hanno trovato un uomo che aveva colpe. Sai, a volte crediamo che se stiamo affrontando delle prove o stiamo affrontando dei momenti dove una dritta non va, noi crediamo che, oppure ci viene detto, noi non stiamo facendo la volontà di Dio. Sapete quante volte sono entrato in prove e magari chi doveva, diciamo, incoraggiarmi, no? Chi era più maturo nella fede, è stato proprio quello a dire: ma fa che non è volontà di Dio. Beh, stasera ti voglio dire una cosa da parte del Signore. La volontà di Dio può avvenire anche e soprattutto se tu stai camminando in continui deserti. Se il Signore ti ha parlato e ti ha detto, come ha detto a Paolo, che la testimonianza, come l'è data a Gerusalemme, deve essere portata a Roma, beh, stasera ti voglio dire questo da parte del Signore: vai avanti, tappati le orecchie e inizia ad ascoltare quella voce del maestro che ti dice: non ti preoccupare, sono qui al tuo fianco a sostenerti, a sorreggerti. Sapete, il titolo della predicazione di questa sera, lo sto dicendo adesso, è questo: è tempo di azionare la tua fede, è tempo di azionare la nostra fede. Sapete, ho conosciuto molti servi di Dio che prima di prendere dei locali di culto c'erano stati tanti problemi e qualcuno gli diceva: ah, ma vuoi vedere che ci sono tanti problemi perché non è volontà di Dio che in quel quartiere, in quel rione, si apre il locale di culto? Beh, noi sentivamo da parte del Signore che il Signore voleva benedire quell'opera e siamo andati avanti e abbiamo visto che dove l'uomo parlava e diceva non è volontà di Dio, è proprio dove stavano i problemi che si è appunto manifestata la volontà di Dio, e che dopo che si è manifestata la volontà di Dio si è manifestata la gloria di Dio, e che dopo che si è manifestata la gloria di Dio si è manifestata la potenza di Dio. E in quel quartiere, in quel rione, appunto abbiamo visto tante anime essere e portate alla salvezza, tante anime salvate. Scusate se ho un po' di tosse, sono un po' raffreddato. Ed è così che Paolo dirà ad Agrippa e dirà anche al governatore: guardate, io voglio essere giudicato da Cesare. In questo viaggio vediamo che dove qualcuno poteva pensare che non era volontà di Dio, è proprio in questo viaggio che si realizzerà un qualcosa di meraviglioso, un qualcosa di veramente potente, perché Paolo in questo viaggio affronterà l'ennesima prova. Cosa accade? Accade che mentre erano nella nave che li doveva portare appunto a destinazione, c'è un naufragio. Scusate, bevo un po' d'acqua. Accade un naufragio. In questo naufragio loro approdano sull'isola di Malta. Vedete, quando tutto sembra andare per il verso storto, per il Signore non ci sono né versi storti non, e né versi appunto umani. Ma per il Signore c'è solo e esclusivamente la sua volontà. Perché? Perché nel momento in cui Paolo attraccherà in questa isola di Malta, incontrerà degli indigeni. E questi indigeni, cosa succede?
Succede che questi indigeni danno una mano, tra virgolette, a Paolo perché accendono del fuoco, li volevano aiutare, far riscaldare perché erano bagnati, erano naufraghi. E non finisce lì. Paolo si avvicina a questo fuoco, qualcuno dirà, vabbè, arrivato a suo punto. Paolo doveva prendere un po' di tranquillità, cioè che cosa doveva succedere più? È stato davanti alle autorità militari, religiose, ha passato quello che ha passato, adesso è su questa isola, che deve succedere più? Si avvicina al fuoco, si deve riscaldare, un momento di pace lo deve pure avere questo Paolo. E invece no, quando appunto si avvicina al fuoco, compare una vipera che gli morde la mano, ma dal morso di questa vipera inizia man mano a vedersi l'unzione di Dio su questa vita, su Paolo, appunto su questo servo di Dio. Perché? Perché gli indigeni vedono che Paolo non viene appunto avvelenato, ma gli indigeni riconoscono in Paolo che c'è qualcosa che non è umano. Da questo momento in poi la scrittura, da questo primo miracolo, la scrittura ci racconta dell'azione della fede di Paolo. Cosa succede? Succede che al verso 7 del capitolo 28 leggiamo: Or nei dintorni di quel luogo v'erano dei poderi dell'uomo principale dell'isola, chiamato Publio, il quale ci accolse e ci albergò 3 giorni amichevolmente. E accadde che il padre di Publio giaceva malato di febbre e di dissenteria. Paolo andò a trovarlo e dopo aver pregato gli impose le mani e lo guarì. Avvenuto questo, anche gli altri che avevano delle infermità nell'isola vennero e furono guariti, ed essi ci fecero grandi onori, quando salpammo ci portarono a bordo le cose necessarie. Tutte le circostanze negative che ha dovuto attraversare Paolo sono servite affinché Dio potesse manifestare la sua gloria. E vedete come a Malta, un luogo dove appunto il Signore mandò Paolo, lì non c'era da parte di Paolo di dire: Signore, ma perché sto attraversando tutto questo? Umanamente Paolo poteva essere anche psicologicamente, fisicamente scoraggiato dopo tutte queste prove, ma invece è lì che Paolo ha azionato ancora una volta la sua fede. C'era quest'uomo che ha accolto Paolo e c'era il papà di quest'uomo che era malato. Paolo era lì per un determinato scopo. Quale? Quello di pregare per quell'uomo, perché Dio, attraverso la guarigione di quell'uomo, avrebbe guarito e convertito un'intera popolazione. Ti voglio dire questo da parte del Signore: non chiedere in questo tempo il perché, il per come, in che modo, ma chiedi al Signore qual è il suo proposito. Dio vuole fare delle cose attraverso di te e sento in questo momento di pregare per tanti pastori, per tanti servi di Dio che stanno ricevendo dei no giganti, che magari stanno vedendo dei locali di culto o stanno attraversando dei momenti dove vedono tutto attorno a loro contrario, stanno vedendo dei venti contrari continuamente abbattersi su di loro. Beh, ti voglio dire questo: Dio sta preparando anche per te una Malta. Una Malta dove Dio attraverso di te porterà guarigione, liberazione, porterà ancora tante anime al Signore.
caro pastore, caro conservo, cara chiesa del Signore, caro fratello, cara sorella, non mollare, non mollare. Dio ancora questa sera ti chiama attraverso la testimonianza di Paolo, che racconta la parola di Dio, a stringere i denti, quei denti spirituali di dire: Signore, io sono ancora qui, io credo che tu sei il Dio dell'impossibile e di per certo, Signore, dove l'uomo dice no, arriverà il tuo sì, perché in quel posto, in quella casa, in quella famiglia succederà ciò che è accaduto a Malta. Tanti verranno a te. Tanti, Signore, daranno il tuo cuore a te. E in questo momento voglio unirmi in preghiera con i cari conservi Delfio e il pastore Pedrone e pregare per l'intera nazione. Signore, grazie per l'opportunità che tu ci dai di condividere la tua parola. Signore, nel nome di Gesù, sento fortemente di pregare per quei servi di Dio che stanno in questo tempo avendo delle difficoltà, Signore, delle difficoltà, Signore, a gestire il tuo gregge, delle difficoltà, Signore, appunto, e degli impedimenti, Signore. Signore, nel nome di Gesù, abbiamo iniziato con il pastore Pedrone, con il tuo servo Delfio, a dire, Signore, che tu sei un Dio che vuole dare pace. E, Signore, io ti chiedo questo, in questo tempo, in questo momento, dai pace ai tuoi ministri. Signore, dai pace alla tua Chiesa, perché attraverso la pace che tu darai ai tuoi servi, alla tua Chiesa, Signore, tu darai, Signore, giuste parole di sapienza, perché attraverso la tua pace loro non entreranno in confusione, non entreranno in confusione, ma loro, Signore, avranno quel giusto discernimento da far azionare la loro fede per prendere decisioni importanti, Signore, affinché, Signore, la tua gloria, la tua potenza possa ancora oggi manifestarsi in un modo potente. Signore, benedici, benedici il pastore Petrone, benedici, Signore, questo mezzo di comunicazione, perché è un mezzo, Signore, che diventerà ancora più potente, Signore, per predicare l'Evangelo, Signore. Signore, molte famiglie, molti cuori, Signore, molti ministri si ristabilizzeranno, Signore, nell'ascoltare, Signore, la tua parola, soprattutto in questo periodo, Signore, dove il nemico ci vuole vedere in confusione tremenda, noi, Signore, rimarremo saldi, rimarremo stabili, perché tu sei la pietra che non potrà essere e non è mai scossa. Nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen.